stato riprogrammare gli orari lavorativi degli impiegati in modo da garantire a tutti almeno un giorno libero su tre, senza che ciò si riflettesse sulla conduzione normale. Sì. Ed è stato un problema spaventoso. Che di fa? A scendermi la signora. Ah, già. Capisci? In me che non si dica, una volta persi i coglioni della catena di assemblaggio, devi essere sicuro che ti rimanga una forza lavoro sufficiente a garantirti il ciclo lavorativo dei tre giorni senza le diminuzioni rilevanti nell'efficienza della produzione. Martin, sta aspettando che gli diciamo il vino. Ah, già. Avete un pulmino della casa? Sì, signore. Una graffa di bianco sarà troppo dolce. Una della mia. Signore. Ad ogni modo ci siamo riusciti. Abbiamo presentato il rapporto. E Donald Pierce è andato in brodo di giuggiole. Veramente ho avuto solo il tempo di buttarci un occhio oggi pomeriggio, ma... L'104, signore. Ah, sì. Sì, va bene. Grazie. Hai fatto vedere qualcuno per quella del tuo rincamato da letto? Mi hanno detto che vengono martedì. Hanno detto che dalla descrizione c'è bisogno di un pezzo nuovo. Non te ne parlare bene. Non ho nessuna intenzione di pagare un pezzo nuovo. A differenza di quelli spesi per andare in vacanza. Lo fai apposta? Sta cercando di non mi arrabbiare questa sera? Vuole provare, signore? Oh. Un po' freddino, ma non fa niente, non ti ricordo. Grazie, signore. Basta così. Grazie, signore. Lo mangio o lo lascio? Lo lascio. Lascio qui, signore. La signora ha terminato. Il signore ha terminato. Sì, grazie. Secondo me è una differenza inconcepibile. No, onestamente, amore, non è che... La qualità della moglie ha un'importanza spaventosa, sia un dirigente che è praticamente responsabile di, diciamo, anche 200 uomini certe volte. Il fatto di aver sposato la donna giusta ha un'importanza vitale. Perché? Beh, uno così deve avere un rapporto stabile, non può stare con una che magari lo pianta all'improvviso. Ma mi stai dicendo che la moglie non ha niente a che fare con il lavoro del marito? No, certo. E allora secondo me la ditta dovrebbe occuparsi degli affari che devono fare i suoi. Mi dispiace, ma... Ho detto chi è. Lei è chi? Chi è lei? Quello che sto dicendo, per quanto mi riguarda, tu potresti fabbricare della lavellata quasi tutto il giorno in ufficio, lavorare a casa la maggior parte delle sere, non parli mai con i bambini e la maggior parte del tempo non sai nemmeno che cosa stai facendo. Senti, tesoro, anche se te lo dicessi, non saresti in grado di capire. Non mi sembra né di luogo né momento per una conversazione di questo tipo. Non so pensare a un momento migliore. Non lo comprendo. Non vedo che serva per una scena. Non sto facendo nessuna scena, ti ho fatto una domanda normalissima. Chi è questa donna? Cosa importa? Importa, che lo voglio sapere. Poi chi ti ha detto che c'era qualcuno? Oh, andiamo tesoro, non sono mica scema, non sono per niente affatto scema. Mi spiace di abbassare la voce? Io la voce non la abbasso. Aggiungimi, signore. No, grazie. E l'ho del signore. No, grazie, va bene così. Neanche due patate. Va bene così. Molto bene, signore. Ti pregherei di cercare di controllarti. Devi prendere aggiungimi, signore. Sì. Grazie. Beh, ti voglio dire una cosa, tesoro. Se quella puttanella mi capita sotto le mani, le tolgo il collo. Per favore, per favore. Te lo dico, signore? Sì. Glielo puoi dire da parte mia quella zoccola? Grazie, signore. No, niente patate, basta così. Tutto bene, signore? Ho detto che basta così. Dio mio! Olio aceto, signore. Appena appena. Come
se proprio dovevi andare con qualcuno, perché il piano doveva essere Donald Pierce? Ti rendi conto che è la fine di tutto? La fine della mia promozione? Come niente mi costringeva a dimettermi. E questo è che ti preoccupa? Mi preoccupa sì! Ho santissimo Dio del cielo! Non ci credo, non ci posso credere! Dove vai? Ma non ti importa niente di me, niente di niente! Dove vai? Mi si sta rivoltando lo stomaco! Andava tutto bene per la sì, sì, tutto bene, grazie. Grazie, signore. Per l'ultima volta, hai intenzione di controllarti? Come la vedo? L'ammazzo, l'ammazzo! Non fai la scusa. Cosa vuole lei? Le pensavo il video, signore. Ci pensiamo noi, se ne vada. Come desidera, signore. Cameriere? Sì, signore. Porti pure via. Ha terminato, signore? Sì, grazie. Andava tutto bene, signore. Benissimo. E solo che non riesco a gustare il pasto in compagnia di un uomo che si rivela un bugiardo, un satiro e una scalzone. Per l'amor di Dio! Guarda qua, guarda qua! Le vado a prendere la cosciuta a mano, torno subito. Vado a pulire, vado a pulire. Da questa parte glielo faccio vedere. No, se no, che maledetta io. Dio santo, salve, salve! Oh, salve, signor Pierce! Ce l'ha anche lei, non l'avevo vista. Ho avuto un piccolo incidente. Già, santo cielo, lo vedo. Uscitina serale? Sì, sì, infatti. Anche noi. Una volta ogni tanto se ne vuole concedersi un po' di svago, lo trova? Come no, come no? Senta, sto ancora mangiando? No, no, stavo per... Beh, senta che le dico. Io devo andare a dare una rassettata alla toilette. Ci metto un attimo, poi le va un brandy rapido rapido al bar. Mi sembra un'ottima idea, signor Pierce. Rapido rapido, va bene, cameriere, basta così. Mi porti pure il conto al bar? Sì, signore, senz'altro. E ci metta anche quello del signore. Ma no, non si deve disturbare, signor Pierce. Nessun disturbo, nessun disturbo. Dopo la scompata che si fa su quella relazione, il minimo che possa fare è andare a pranzo, non trova? Saprei! Tutti contenti!